In marcia per ricordare le vittime delle stragi nazifasciste nei comuni di Bucine, Civitella e in Valdichiana. Un cammino che è partito dal centro storico di Civitella per poi attraversare le frazioni di Cornia e San Pancrazio, tre luoghi dove vennero trucidate 230 persone e dove il ricordo di quella barbarie deve essere oggi vissuto affinché non avvenga più. Il messaggio di stamani mattina è: mentre molti urlano anche in Europa, grattando la pancia del populismo, io dico: noi siamo ancora qui ancorati a questi valori e siamo ancora qui perché dimostriamo con i nostri gesti di vivere un futuro possibile. Assieme alle istituzioni, gli studenti delle scuole dei due comuni coinvolti ed un impegno affinché la Sala della Memoria di Civitella, arricchita di importanti documenti, diventi punto di riferimento per tutti gli istituti scolastici aretini. Questo è l'impegno che ci siamo presi, cui stiamo lavorando. Stavo parlando adesso proprio con rappresentanti del comune di Arezzo e ci siamo impegnati in sinergia a cercare una formula per poterla mettere a disposizione di tutti i nostri studenti della provincia di Arezzo, perché è davvero un patrimonio storico che non possiamo lasciare nell'oblio. Quindi ci sono delle difficoltà, come possiamo ben comprendere, ma il nostro impegno è quello di attivarci in tal senso. Abbiamo una sala della memoria che rappresenta davvero un fiore all'occhiello nel panorama, io penso perlomeno toscano. Era un dovere che avevamo morale nei confronti dei nostri morti e io ritengo che le amministrazioni siano chiamate anche a svolgere tali compiti. Sarebbe auspicabile che invece anche le scuole aretine partecipassero a questa celebrazione, ad esempio innanzitutto che questo eccidio è stato uno degli episodi più gravi che la nostra provincia abbia mai avuto. E io spero che appunto nei prossimi anni qualcosa si smuova per poter anche frequentare la Sala della Memoria, che è proprio qui, che è molto bella, a Civitella, che ricorda appunto tutta la strage che è stata effettuata qui nel posto. La nostra provincia è stata oggetto chiaramente negli anni degli eccidi con vari episodi, e quindi ecco la testimonianza sia nostra, ma soprattutto vedo dei ragazzi delle scuole, è fondamentale perché è importante conoscere appunto per non dimenticare.